l'isola, io li tengo a bada. Oh cazzo, stanno arrivando! Sono perché sbattici contro! Vedo! L'hai mandato a pic! Ehi, stronzi! Dite ai vostri capi di trovarci un altro tesoro! E affonda! Non sto combinando, Cracchè! Tienili a distanza! Super barcone! Oh, merda! Stai seminando una scia di mine! Le vedo! Prosegui verso l'isola e cerca di non restare in scia! Fateli saltare in aria! Lancia granate! Vado secco! Non mi pesci nella... Porca puttana! Il karma non perdona! Cazzo! E arrivano altri! Oh. Nathan. Nathan. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa. Sì, è questo il vero problema. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu, Larissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Non era solo per il libro. Per cosa, allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato.
Sam! Ti vedo. Qui si sale. Wow! Troppo scivoloso. Caspita, non di qua. Ok, fai piano. È nostro dovere aiutare i ragazzi come lui. Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Cosa vuole che faccia? Sa già come la penso. Oh, no, non sono ancora disposto ad arrendermi. Non può rimandare il problema. Senta, parlerò con lui domattina stessa. D'accordo? Buonanotte, padre. Notte, sorella Catherine. Oh, è la mia cartella. Accidenti. Arrivare a quella finestra. Forza, muoviti, sorella. Sorella Catherine. Oh, diamine. Ah, sorella Catherine, ho di nuovo dimenticato le chiavi. Potrebbe aprirmi il cancello. Arrivo, padre. Andiamo. Sam, aspetta! È quasi fatta. Sam! Wow!
devi imparare a guardarti le spalle. Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino. Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Ma allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi. Fai quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la polizia. Ho un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? È qui fuori. E il non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Bel salto. Andiamo, dai, dammi la mano. Ehi, sei leggero. Le suore ti danno da mangiare. Questo posto è deserto. Dove sono gli altri? A un ritiro religioso. Me li ricordo. Come sta padre Duffy? È l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. Non mi servono ramanzine. Di qua. Dai, ci siamo quasi. È stato facile. Cavolo. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. O almeno credevo di averlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto? Tu seguimi. Guarda qua. Wow. E ora siamo pronti a salire. L'hai mai fatto prima? Un paio di volte. Su, forza. Tocca a te. E tu? Cosa combini? Lavoro soprattutto. Esci ancora con quella tipa? Chi? Crystal? Ma abbiamo alti e bassi. Per ora soprattutto bassi. Ok. E ora? Niente pau! Andiamo, Nathan! Non pensare e salta! Puoi farcela! Ti tengo! Visto? Niente di che! Già, una passeggiata. Resta con me. Forte, eh? Ah, fortissimo. Di qua. Ti seguo. Tra poco c'è un salto. Ok. Dai. Resta al centro. Procedi con calma. Dici che è peccato. Forse abbiamo peccato. Pronto, Tarzan? Sì. Vai avanti.
Vai, sul campanile, forza. È troppo alto. D'accordo, allora fai il giro. Bel panorama, eh? Sì, non male. Eri già stato quassù? Su questo tetto? No. Sai dove devi andare, giusto? Più o meno. Aspetta qui e guardami. Oh, 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 oh. Giù, puoi farcela. Puoi... Dai, coraggio. Non pensarci troppo. Oh, merda! T'ho preso! Forza! Andiamo. Ce l'ho fatta? Sì. Certo che sì. Forza, seguimi. Sai cosa? Questa volta lo fai tu. Davvero? Sì, davvero. Io ti vengo dietro. Bravo, Nathan. Ok. Proviamo. Wow! Ok. Dai, dopo di te. Scendi. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Che te ne pare? Eh? Wow, hai preso la 2,50. 2,50? Che stai farneticando? No, è la 500 due cilindri. Incredibile. Già. Dove l'hai rubata? Wow, è un colpo basso. Ok, devi sapere che sono molto cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su, monta in sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma... starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso? Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni riuscirai... Un paio d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì. Ah!
Sto a star más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Dovrai impegnarti un po' di più, amico. Acabemos con esto. Fatti sotto. ¡Pelealo! Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo. ¿Te gusta esto? ¿Eh? No dejes que ese tipo te gane, Gustavo. ¡Vuelve de ahí! A ver cómo te sales de esta, cara. ¿Qué tal esto? Bastardo, lasciami andare. ¡Agárrenmelo! Sí, mi culo anche a te. ¡Pelealo! ¡Lucha como un hombre! Va bene, te la sei cercata. Ormai sei mio. Puedes hacerlo! Dale una paliza. Toma esto, pendejo. Andiamo. Dale, vuelve ahí. Dale una paliza, amigo. Andiamo, amigo. Esto es por meterte con los otros. ¡No se me cara! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Ya lo tienes! ¡Mata! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Derrota ese gringo, amigo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Puedes hacerlo! ¡Lásame! ¡Ya basta! ¡Toca! ¡Ya basta, idiotas! ¡Mátenme! No era una risa, ¿eh? Vero, piccoletto? Voy a matar, gringo, come mierda. Chiamami quando sarai abbastanza alto per le giostre. Te voy a sacar a tirar por el culo. Solitaria. Cállalo. Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Abre. Andiamo. Quanto tempo dovrò restare qui dentro? Eh? E dov'è il bagno? Ce l'hai davanti. Divertiti. Sicuro. Gracias. Alzati. Ah, dai, stavo facendo un gran bel sogno. Ehi, ehi, va bene, piano. Va bene, calmate. Por favor, non vedi che sei dentro di nuovo? È per tua colpa, pendejo. Magari potrai farmi una doccia. Cállate. Buongiorno ragazzi. Ah, è già sera. Non si capisce da qua giù. Oi, idiota! Sali le scale. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Ehi, tanto piacere. Che luce. Umidità. Benvenuto a Panama. Ehi, gringo! Di lo che hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo che tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré quando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Ehi, ehi, tranquilízate. Visto, hai degli ammiratori. Già, un pubblico adorante. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Yo parlo un po' di spagnolo, sai? Aspetta, cosa hai detto? Lo scoprirai molto presto. Te lo advertí, pero no escuchaste. Oh.
está mirando? Nada, amigo. Niente. De este me encargo yo. Bien. Dove mi stai portando? Lo vedrai. Per favore, para, para. No, no, non di là. Oh, va bene. Dopo di te. Comincio vagamente a insospettirmi. Sai, questo non sembra affatto l'ufficio del direttore. A sinistra. Ok, hai ricevuto. Di qua. Qui dentro. Siamo arrivati. Bene. Ok, mi toglieresti le manette? Voglio una fetta. Fetta? Qualunque cosa speri di trovare, ne voglio un po'. No, Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta. E basta? Sto rischiando le chiappe per voi, Gringos. Sì, Rafe ti paga un mucchio di soldi per il disturbo. Sì. Ma non abbastanza. Ti hanno detto di non aprirla. E mi hanno anche detto di non accettare mazzette, o portare qui gente, o anche picchiare i detenuti. Ma eccoci qui. D'accordo, ma stai attento, a 300 anni. Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia e l'ha fatta franca. Era su un libro. Bravo. Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli, tutti su una singola nave. La Gunsway. Sì, conosco già la storia. Puoi arrivare al punto. Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ecco, spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Quindi? Cosa vuoi? Le ricchezze del paradiso. Oh, santo, è una metafora. No, 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 no. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Voglio una fetta. Ok, facciamo così. Tu mi lasci salire e controllare la cella. E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa, puoi fare un accordo con Rafe. Ora potresti... La lettera? Por favor. E come pensi di arrivarci? Scalando. O forse preferisci farlo tu, visto che vuoi una fitta. Cerca di non crepare. Sì. Questo è il piano. Hai portato ciò che ti ho chiesto? Sì. L'ho nascosta laggiù, sotto al tavolo da lavoro, vicino alle casse. Ottimo, grazie. Passeggiata. Bingo! Comincia la festa. Dovrebbe fare al caso mio. Si parte! Ah!
Forse posso scivolare giù da lì e agganciarmi alla trave. Speriamo bene. Non vedo l'ora di raccontarlo a Sam. Sempre più in alto. Ok, devo trovare la cella più alta. Almeno Burns si è goduto un bel panorama. Incredibile, ma qui c'erano molti pirati che finivano sulla forca. Ok, e adesso? E io che mi lamentavo delle prigioni moderne. È incredibile che questo posto stia ancora su. Gli spagnoli la sanno lunga in fatto di prigioni. Chissà quanti pirati sono morti qui. Ok, diciamoci la verità. Mi diverto da matti. Cosa ti stai perdendo? Ci siamo. La cella di Burns. Cella.
Sembra più una suite. Ok. Da dove iniziamo? Questi graffi e scarabocchi avranno un significato. Il sole e la luna, simboli alchemici di oro e argento. Un attimo, ricordo qualcosa di simile sulla lettera. Ah, fa parte del simbolo. Ah, ecco l'altra metà. Dunque. Ora ci siamo. Ok, un simbolo dello zodiaco. Il Sagittario. E il segno dello Scorpione. Dieci numeri romani. Niente. Che diceva la lettera? Il segno dello scorpione e due in numeri romani. E due in numeri romani. No. Ho perso qualcosa nella lettera. Sagittario e dieci in numeri romani. Dieci e due, X e II. Guarda cosa abbiamo qui. Digna factis recipimus. Direi che è fatta. Ebbene, ora di tornare. Forza! No, quello scalino è una trappola. Thank you.
scendiamo. Ah. E adesso? Vorrei vedere Rafe al posto mio. E addio spalla. Lì c'è Vargas. Beh, ci sto. Voglio una fetta. Te la do io. Merda! No, 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 no! Wow! Oh, ce l'ho fatta! Ora si ragiona. Ce l'hai fatta. Che hai trovato? Drake. Allora? Il posto è stato ripulito. Se lassù c'era nascosto un indizio, io non l'ho trovato. È sicuro? Hai cercato nel punto giusto? Beh, deve essermi sfuggito qualcosa nella lettera. Forse c'era un'altra torre che è crollata secoli fa. Hai una mappa di questo posto? Sai, una piantina? Può darsi, c'è una pila di vecchi documenti. Ok, bene, bene. Tu dagli un'occhiata, vedi che cosa trovi. Intanto io ne parlo con Sam, è l'esperto di Avery. Forse può trovare un senso a questa storia. Ok, sì, guarderò tra le case. Sì. Girati. Sì, sì. Bene. Quando gli avrai parlato, torna da me. D'accordo. Vai. Gringo, se ti becco ancora a fare a pugni, vai nella buca una settimana. Grande prova d'attore, Vargas. Quasi quanto la mia. Che puedo decir, eh? Suerte dei principianti, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Ehi, ti hanno conciato per le feste. Stai bene, sì? Niente a cui non sia abituato. Andiamo. Wow, 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 wow! Non vorrai tenermi sulle spine, vero? Avevi ragione. No, avevamo ragione. Non resta che cercare Rafe. A non ricominciare, ti prego. Andiamo. L'hai detto anche tu. Noi l'abbiamo fatto. Tu e io. E adesso quel riccone di merda vuole unirsi... Da quanto ci provavamo? Eh? Avevamo qualche pista. Non è vero, ok? Neanche una. Che ti piaccia o no, senza Rafe e senza Vargas non saremmo entrati. Già, riguardo a Vargas, c'è un problema. Che tipo di problema? Ti ha fatto entrare nella prigione? Sì, sì, l'ha fatto. Bene. Dopo che ha letto la lettera. Oh. Mm. E cosa ha scoperto? Che ne vuole una fetta. Morto. Rafe, se qualcun altro scopre questa storia... No, sistemo tutto io con Vargas, tranquillo. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare. D'accordo. Cerchiamo un posto un po' più appartato. Sì.
Bene, qui è tutto tranquillo. Ok, allora, cosa abbiamo? Oh, merda. Ehi. Posso? Stai attento, ok? Legno con intarsi di oro e argento. È ben fatto. Dentro il cavo. Perché un uomo di Avery dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocifisso? Non è un crocifisso. Tecnicamente un crocifisso rappresenta Gesù. Questo non è Gesù. È vero, manca la corona di spine ed è legato alla croce. Ma se non è Gesù, allora... Leggi l'iscrizione. Digna factis recipimus. Riceviamo... Riceviamo il giusto per la nostra azione. Esatto. Mi stupisci. L'orfanotrofio cattolico ha i suoi vantaggi. È santisma. Sì, il ladro pentito. Ma non vedo il nesso. Ragazzi, facciamo finta che io non sia mai stato a catechismo. Ok, durante la crocifissione Gesù venne messo tra i due ladroni, ok? Il primo prese in giro Gesù. Il secondo, questo qui, lui si pentì e accettò il suo castigo serenamente. E Gesù lo condusse in paradiso. Il ladro pentito. Sì. Chi c'è? Oh, hai capito. Esiste una cattedrale di sandisma in Scozia. L'ultimo avvistamento di Avery fu in Scozia. Non può essere una coincidenza. No. Sapete, avevo dei dubbi su voi due. Ah. Cerchiamo Vargas. Dobbiamo andarcene. Oh. Fammi indovinare, è il tipo con cui hai fatto a pugni? Non sapevo avesse tanti... amici. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Senti, lo sé. Tú no te metas. Ok. Figlio di... Per scegliere il tizio che è amico di tutti. Ti ho sentito partire. Ora di irsi, gringo. Sam, mi serve una mano. Ya basta de hablar. ¿Alguien más necesita que les recuerde las reglas? ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Contrabbandi della merce. Vargas. ¡Cállate! Chi credi di essere? Llévalo su sella! E trae los gringos in mia officina. Tu. Déjanos. Déjenos.
Ce ne hai messo di tempo, ci stavano facendo secchi. Lo faccio io. Vargas, andiamo. Oh, non ho trovato niente. Sarà in un'altra torre. Beh? Ehi, hey, ho un'educazione cattolica. Ne ho sempre una. Non rido. Ehi, ehi, senti. Non vale nulla, ok? Ti sembro un idiota? Ok, vuoi rinegoziare? Bene, smettila di fare il teppista troglodita. Metti via la pistola. Grazie. Siamo disposti a darti il 10%. Il 50. Il grosso del lavoro è nostro, 20. E non lo troverai senza di noi. 25. Alla pari. 25. Vi sembra equo? Me ne farò una ragione. Sì, certo. 400 milioni si dividono meglio in quattro. Allora siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. Se dovessimo rincontrarci... Cazzo, risolto. Ti ha dato di volta il cervello. Vuoi forse scoprirlo? Abraham, che stiamo facendo? Ci atteniamo al piano. Questo era parte del piano. Voi seguitemi. Dai, dai! Attenzione. Ray, dove stiamo andando? Al faro. Vargas ha detto che la barca è orneggiata sotto il faro. Attacchi qua! Non lo so. Una volta usciti, lo scoprirete. La finestra! Nathan, Esco. Aiutami! Mia la dai! Arma! Raggiungere Rafe, è in fretta. Non ti fidavi di lui? Fino a un certo punto. Se ne andrà senza di noi, vero? No, se facciamo presto! Forza! Prima tu! Onde coño se fuero? Sono ovunque. Ok, via libera. Questa posta sembra un labirinto. Perché non vogliono farci uscire. Ehi, Ray! È bello vederti. Fai scendere la scaletta. Siamo quasi. Ecco il faro. Come dicevo, bastava tenersi al piano. Sì, aspetta a festeggiare.
danno. Prova a guardare da quella parte. Ignoraci. Eccolo lì. Forza! E non far cadere. Diavolo. Dai, alla parete! Ora! Ci sono! Sam! Forza! Ti prendo io! Ti tengo! Andiamo! Sam, no! Dai! No, resisti! Resisti! Sam! Dammi l'altra mano! Forza, l'altra mano! No! Sam! Dobbiamo muoverci. No, è ancora lì sotto. No, è spacciato. Forza, la barca è oltre quel muro. No, non posso. Non posso lasciarlo qui. Nate, tuo fratello è morto. Vieni con me o morirai anche tu. No. Fa come ti pare. Sam. Oddio, no. No. Merda. Ok, devo andarmene da qui. Sam. Arrivo, arrivo! Devo darmi una mossa.